continua il percorso di crescita del Contemporary Sculpture Garden, il museo diffuso dell'Università degli Studi di Teramo. È stata infatti presentata questa mattina la sezione permanente della mostra Sono tutta negli occhi della fotografa Sebastiana Papa, che entrerà a tutti gli effetti nel patrimonio culturale dell'Ateneo. La ricerca di Sebastiana Papa è una ricerca intensissima che l'ha accompagnata per tutta la vita, dai primi anni 60 fino alla morte nel 2002, ed è una ricerca sulla religiosità, sulla spiritualità, sul femminile, sulla potenza dell'infanzia, sulla grandezza della vecchiaia, con le donne sempre al centro di questo percorso. La scelta è stata, diciamo, complementare a quello che abbiamo fatto in realtà per la mostra complessiva, perché in totale sono 130 opere e qui ci sono alcune immagini che in qualche modo richiamano un po' anche il contesto dello studio. Ci sono immagini di venditori di libri, ad esempio a Mosca negli anni 60, o anche delle monache bambine che stanno studiando all'interno di monasteri buddisti, soprattutto in Birmania o in Cambogia, quindi qualche immagine che richiama un po' la ricerca allo studio, e poi sono immagini suggestive in formato maggiore della gran parte di quelle che sono invece esposte all'Arca. 10 opere della fotografa teramana mancata nel 2002, che accompagneranno gli studenti dell'Ateneo nel percorso di studio, con immagini evocative e simboliche provenienti da tutto il mondo, con l'importante obiettivo di ampliare le prospettive di chiunque passi ad osservarle. Il nostro Dipartimento di Scienza della Comunicazione è molto impegnato nella diffusione della cultura anche a livello del territorio, quindi comunque sì, si chiama terza missione, ma è il nostro comunque obiettivo di sempre. E abbiamo scelto infatti anche queste 10 immagini che lasceremo grazie alla generosità del Ministero della Cultura, dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, queste 10 immagini di Sebastiana Papa in forma permanente qui all'Università. L'abbiamo scelte come delle immagini che in qualche modo possano comunicare qualcosa di molto immediato ai ragazzi, no? E quindi c'è l'impegno nello studio, la leggerezza, l'interesse per i libri, insomma ci sono tutta una serie di elementi che ognuno potrà leggere come vuole, ma naturalmente noi in qualche modo suggeriamo.